Nel 1875 mio bisnonno fu il fondatore di questa confraternita, un filo di storia che deve continuare nel tempo. Le suore assistevano a tutte le funzioni liturgiche in chiesa, lì l'ambiente poi era collegato con il loro convento. Tutte le processioni che si svolgevano a Giovinazzo entravano in questa chiesa per far sì che anche le suore potessero avere un momento di preghiera. Come nascita questa confraternita di San Francesco da Paola era una confraternita che riuniva i fornai, quindi anche e soprattutto del periodo della guerra, questo aiutare le persone meno abbienti. E in questa chiesa avevamo la messa della risurrezione, mattutina pasquale. Il Cristo mi aveva elevato al momento della gloria. Era un momento veramente che creava una certa emozione per tutti e soprattutto per i bambini.